Sono quasi 50 anni che io insegno nell'Università di Palermo storia della musica. I miei campi di interesse sono, per così dire, con una metafora geografica, i due poli e l'equatore della nostra storia, della nostra civiltà. Cioè la musica dell'antichità ellenica, la musica di oggi e l'equatore è il Rinascimento. L'antichità ellenica e il Rinascimento italiano sono forse i due momenti più elevati dell'arte nostra. Rinascimento si chiama così proprio perché è il rinascimento dell'antichità classica. E sono particolarmente adatti da studiare in un luogo come Palermo, questi due luoghi, perché sono dei momenti felici nella storia della musica in Sicilia, che come in tutto il resto la Sicilia è piuttosto discontinua e sussultoria, così nella storia della musica ci sono dei momenti di grande splendore e poi dei deserti. I momenti di massimo splendore sono proprio l'antichità ellenica, quando i massimi poeti, allora poeta e compositore di musica erano la stessa cosa, venivano in Sicilia per Eschilo per rappresentare le sue tragedie, Pindaro e Bacchilide portavano i loro epinici, i canti per festeggiare le vittorie ai giochi olimpici o delfici dei signori siciliani della famiglia dei Dinomenidi. Dopo questo momento di splendore ci sono lunghi secoli di buio e per trovare poi compositori di musica di cui ci restano le opere in Sicilia dobbiamo aspettare il XVI secolo. Allora c'è una fioritura straordinaria e i più grandi compositori, tra i massimi compositori europei, vivono in Sicilia e specialmente a Palermo. E poi c'è il XX secolo, che è un momento di nuovo in cui Palermo diventa capitale mondiale di musica. Ci sono una quantità di compositori che si affermano nelle settimane internazionali Nuova Musica che si svolsero a Palermo dal 1960 al 1968. E vengono i più grandi compositori, viene John Cage dall'America, viene Karlheinz Stockhausen dalla Germania, ma sono i compositori italiani fino allora sconosciuti o poco conosciuti che qui si formano e specialmente dei compositori siciliani che qui debuttano. Francesco Pennisi è quello che è oggi in assoluto il compositore italiano di musica dotta più celebre al mondo, che è Salvatore Sciarrino. Salvatore Sciarrino si forma proprio nel mio istituto, perché Palermo ha questa singolarità, che nel XX secolo i principali, più importanti compositori non si formano tanto al conservatorio quanto piuttosto all'università. Salvatore Sciarrino comincia a frequentare l'istituto a 12 anni circa di età e ne esce compositore ormai compiuto a 20 anni. Ma dopo di lui c'è un altro grande compositore, Federico Incardona, che diversamente da Sciarrino, che emigra, rimane a Palermo e fonda una scuola che è ancora oggi fiorentissima. Quanto ai compositori del Rinascimento, abbiamo pubblicato, già sono usciti 25 grandi volumi in cui sono raccolte le loro opere, e dei compositori dell'antichità classica io stesso ho pubblicato un libro con le trascrizioni in notazione su pentagramma e ho curato una edizione discografica. Quindi queste musiche non vengono soltanto studiate,
ma fatte rivivere. E la gloria più importante che io reputo sia della nostra università riguardo alla musica sono prima di tutto i compositori viventi, o che sono morti giovani, e nostri contemporanei. E poi, in secondo luogo, l'aver resuscitato le musiche dei compositori dei secoli XVI e XVII e quelle degli antichi compositori sicelioti. Sicelioti significa greci di Sicilia. E l'istituto sta proprio qui vicino, in via Divisi, nel cuore del centro storico di Palermo. Questo luogo, questa strada che è di fronte a me, quando fu aperta dal viceré Marcantonio Colonna, fu chiamata Strada Colonna. E proprio qualche anno dopo, il più importante dei compositori allora attivi a Palermo, Antonio Il Verso, compone una musica a due parti che si intitola Strada Colonna, questa nel 1596, pochi anni dopo l'apertura di questa bella strada, che allora era bagnata dal mare. Oggi si è allontanata circa mezzo chilometro dal mare, perché il luogo dove noi poggiamo i piedi, dove è eretto questo nautoscopio, è stato costruito, purtroppo si è creato dopo la guerra, perché sotto di noi ci sono le macerie di Palermo. Palermo è stata la città italiana che più ha sofferto per i bombardamenti. Tutto questo grande spazio che c'è dalla strada, oggi Foro Italico, ma che anticamente era la strada Colonna, è macerie della città distrutta. Speriamo che la ricostruzione continui, e specialmente la ricostruzione non tanto di pietre quanto di civiltà e di cultura.